Ciao, benvenuto qui sul canale di Infodrones.it. Oggi ci occuperemo di scoprire come mettere sul social Instagram lo spazio vuoto copia e incolla. In questa guida scoprirai come farlo e vedrai che non si tratta di una procedura particolarmente complessa. Scopriamo tutti insieme subito dopo la sigla. Allora, prima di vedere insieme questo argomento di oggi, ci tengo a ricordarti che in descrizione di questo video potrai trovare i nostri riferimenti social. Ci trovi su quelle che sono le maggiori e più famose piattaforme social di oggi e ti invito a seguire le nostre pagine per poter avere aggiornamenti su tutto quello che riguarda il mondo tech che trattiamo sul sito e su quello che è il progetto di Infotrones. Inoltre, in descrizione di questo video e al primo commento troverai anche il link che ti porta all'articolo di riferimento da cui tratta questa videoguida. Ti invito anche in questo caso a leggere l'articolo di riferimento per approfondire e per avere una guida scritta che riguarda l'argomento di come mettere lo spazio vuoto copia e incolla su Instagram. Ed infine, sempre in descrizione di questo video e al primo commento, troverai il link che ti porta al canale Telegram che è dedicato a coupon, sconti e offerte che vengono selezionate dal web dal team di Infodrones. Riguardano offerte su negozi online come Amazon, eBay, Gearbest, TomTop e tantissimi altri siti. È un servizio completamente gratuito e che ti invito a provare sia perché è gratuito, sia il servizio offerto da Infodrones del canale Telegram, ma sia anche lo stesso Telegram, sia anche perché non dovrai ogni volta stare a cercare offerte di prodotti e tech, ma anche altri prodotti in offerta, e riceverai comodamente sul tuo device, che sia il cellulare, che sia il tablet o che sia il computer. Trovi tutto nel link in descrizione e al primo commento. In questa guida, come ti ho anticipato, vedremo insieme come effettuare lo spazio vuoto copia e incolla su Instagram. Vedrai, ti mostrerò che non è una procedura particolarmente complessa. Infatti, riuscirai anche tu a rendere il tuo profilo e i tuoi post più puliti e accattivanti. Allora, probabilmente se sei capitato su questa guida, hai provato a formattare didascalie e bio su Instagram, provando quindi a mettere lo spazio vuoto tra una frase e l'altra. Ecco, se ti trovi qui probabilmente non ci sei riuscito, hai avuto delle difficoltà. Non preoccuparti, è un qualcosa che è capitato a molti utenti e molte persone ci hanno scritto per poter risolvere questo problema. Infatti, quello che ti serve sapere è conoscere quello che è il procedimento per poter lasciare una riga vuota e appunto il metodo che utilizziamo è quello dello spazio vuoto copia e incolla. Perché quello che Instagram vuole, quello che lui intende questi spazi creati o spazi vuoti e che quindi vengono fatti con la barra spaziatrice per Instagram, sono in realtà dei pixel vuoti. Ci sono però anche degli spazi che Instagram intende come dei veri e propri caratteri e che occupano spazio e che quindi si vedono tra una frase e l'altra. Perciò questi ultimi sono invisibili, ma Instagram, diciamo come suo linguaggio, li vede diversamente. Qual è la procedura che devi fare? Innanzitutto, trovi questa procedura scritta, come ti dicevo, sull'articolo di riferimento. E infatti questa procedura si compone di quattro fasi. La prima cosa che devi fare è devi scrivere una didascalia della foto che intendi usare. Il secondo punto, devi usare la barra spaziatrice una volta. Il terzo e penultimo punto, dovrai selezionare e copiare quanto segue: due parentesi, una parentesi quadra che apre, e poi tutti questi pallini. Io ti consiglio, come cosa pratica, di andare direttamente sull'articolo di riferimento e proprio copiare direttamente quello che puoi vedere adesso in schermata. E poi dovrai rimuovere la parentesi e, inserendo quindi questo format, vedrai che ti darà la possibilità appunto di avere delle righe completamente vuote. Ovviamente, se hai bisogno di più righe vuote, dovrai incollare più volte questo messaggio. Quello che devi assicurarti di utilizzare la barra spaziatrice una volta tra la didascalia e gli spazi incollati, altrimenti non funzionerà. Una volta che tu avrai incollato il blocco di spazi e rimosso quindi la parentesi, dovrai premere nuovamente lo spazio dopo il blocco incollato ed elenca quelli che sono gli hashtag che vorrai utilizzarne. Ricordati che potrai utilizzarne soltanto 30 di hashtag, che è il massimo consentito da Instagram. Prima di effettuare direttamente lo spazio vuoto copia e incolla su Instagram, io ti consiglio di non operare, cioè di non scrivere proprio il messaggio direttamente su Instagram. Ma queste operazioni è bene sempre scriverle da un'altra parte, che sia un bloc note oppure in una nota sul tuo cellulare, sul tuo smartphone. Infatti,
ti conviene modificare la didascalia altrove. Oppure un'altra cosa che puoi fare è pubblicare prima la foto senza la didascalia e poi, come ogni social permette, ma e quindi Instagram, premi quelli che sono i tre puntini che si trovano sul lato della foto e clicca su modifica. A questo punto ti basterà incollare la nuova didascalia e nel caso pubblicassi contenuti simili con una certa frequenza, è possibile anche salvare i blocchi hashtag nell'app Note. Così questo ti farà risparmiare tempo per i prossimi post. Stessa cosa puoi farla anche per creare spazi nella tua bio di Instagram. Infatti dovrai incollare semplicemente nello spazio i caratteri dove li vorresti vedere nella biografia del tuo profilo, quindi nella bio del tuo profilo, e provalo salvandolo e modificando, fino a quando non riuscirai ad ottenere quello che è il risultato che vorrai. Ovviamente per quanto riguarda gli hashtag potrai trovarli quelli che si rifanno un po' più al tuo caso, quelli giusti, quelli migliori per te, in un secondo momento. Così potrai ottenere da quelli la massima visibilità con il riferimento a tutti quelli che sono i tuoi contenuti. Ok, abbiamo visto quindi come fare lo spazio vuoto copia e incolla su Instagram. Facciamo una breve ricapitolazione. Allora, le fasi sono: primo, scrivi una didascalia della foto che intendi usare, quindi scrivi proprio quello che sarebbe un po' il messaggio che vuoi mettere sul tuo post oppure sulla tua bio di Instagram. Una volta quindi che avrai fatto questo, usa la barra spaziatrice una volta, quindi premi il tasto spazio, poi seleziona e copia quello che puoi vedere sulla schermata. Io, come ti dicevo, il mio consiglio è quello di andare sull'articolo di riferimento copiare e incollare, ovviamente dopo aver tolto le parentesi. Rimuovi quindi le parentesi e infine quindi ti otterrai come risultato quello di uno spazio vuoto. Se ne hai bisogno di più spazi vuoti, dovrai incollare più volte questo messaggio che vedi sulla schermata. Ok, adesso sei capace anche tu a poter creare uno spazio vuoto su Instagram o sui social, su Instagram. E come puoi vedere non è un processo difficile, però ovviamente è un qualcosa che bisogna conoscere perché altrimenti può sembrare una cosa complicata. Prima di salutarci, io ti ricordo che in descrizione di questo video puoi trovare il link che ti porta all'articolo di riferimento da cui è tratta questa videoguida. Ti consiglio di visitarlo, oltre che per approfondire questo argomento, per copiare ed incollare quello che è il messaggio insieme alla didascalia che vuoi scrivere, quindi per fare proprio praticamente lo spazio vuoto. E inoltre, sia all'interno dell'articolo di riferimento, ma anche che in descrizione e al primo commento di questo video, potrai trovare il link che ti porta al canale Telegram che è dedicato a coupon, sconti e offerte che vengono selezionati dal team di Infodrones su negozi online, eBay, TomTop e tanti altri. È completamente gratuito questo servizio, quindi ti consiglio di scaricare Telegram se non ce l'hai e di provare questo servizio offerto dal team di Infodrones. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel mi piace e iscriviti anche al canale attivando la campanella, così non ti perderai i prossimi video che usciranno qui sul canale di Infodrones. Per questo video è tutto e a me non resta che darti appuntamento alla prossima videoguida. Ciao!